Anche quest'anno avete sfidato la pioggia, però resta comunque una giornata di festa. Cosa avete proposto e cosa state proponendo? Sì, buongiorno a tutti. Anche quest'anno purtroppo siamo alle prese con la pioggia per il secondo anno consecutivo, però comunque come tutte le contrade hanno confermato le loro iniziative. Noi abbiamo confermato il nostro mercatino di arte e mestieri, abbiamo un'esposizione Lego che è collegata appunto con l'arte e mestieri, quindi medievale, e durante la giornata abbiamo le griglie aperte, la cucina aperta, e per cui varie iniziative che sono l'Hula Hop, la premiazione dei cani, i disegni dei bambini. È stata premiata la bambina che ha vinto, che andrà poi a il disegno andrà sulla macchina, che è già stato pubblicato, per cui la gente è contenta. Ecco, ci si prepara al Palio, quindi adesso siamo in fermento. Come vi state preparando? Beh, innanzitutto ci stiamo preparando per la Gallica, perché il nostro primo evento di Occhiello qui è imminente, che è il 4, sabato 4. Per cui, siccome è impegnativo, adesso andiamo step by step, per cui il primo impegno è quello, poi ovviamente è tutto un divenire. Diciamo che il Palio di per sé è impegnativo, però io penso sempre a step, quindi step pensiamo alla step. Cena gallica, che è sicuramente un momento importante per la contrada, un momento di aggregazione, di festa. Avete fatto anche i battesimi di contrada? Abbiamo fatto anche i battesimi di contrada, appunto. Poi tante persone, subito, bambini ma anche sì, ragazzini. Quest'anno è stato decisamente importante, nel senso che abbiamo avuto diverse adesioni, non ricordo il numero esatto, ma penso 17-18. E poi subito dopo sono stati premiati i bambini che hanno aderito all'iniziativa dei disegni, compreso anche la bambina vincitrice. Grazie.